Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione quotidiana di TV City. Cominciamo con l'emergenza sanitaria, con un picco di contagi registrato ieri in Campania, più di 2.700 i positivi di ieri. In al vaglio l'ipotesi di lockdown per le città di Milano e Napoli. Punto consueto sull'emergenza nel Vesuviano, dove i contagi sono in continuo aumento negli scorsi giorni. Abbiamo ascoltato alcuni ristoratori di Torre del Greco segnati dalle chiusure imposte dal DPCM e proprio sulla questione si terrà questo pomeriggio in Piazza Santa Croce alle 18 un flash mob per rappresentare le esigenze di esercenti e cittadini di Torre del Greco. Passiamo ora alla cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato 139.000 dispositivi sanitari non a norma e pronti ad essere immessi in commercio. Una buona notizia invece, sempre la Guardia di Finanza ha trovato a Molo Beverello una bambina di 12 anni scomparsa ieri da Rieti. La bambina era fuggita da scuola per imbarcarsi per l'isola di Capri. Concludiamo con lo sport, la Turris pronta allo scontro al Partenio di Avellino per riscattarsi dalla sconfitta in casa contro la Paganese. Questo e molto altro nei nostri servizi. Ennesimo balzo record dei contagi in Campania, sono 2.761 i nuovi positivi al Covid, di cui solo 112 sintomatici, su 14.781 tamponi. Ben 238 nuovi casi sono stati rilevati nel solo comune di Arzano, dichiarato zona rossa, dove la regione ha svolto uno screening di massa. Gli ultimi dati dell'unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, evidenziano anche un numero record di guariti, 575 e ben 20 decessi, avvenuti però tra il 16 e il 26 ottobre. Prende tempo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per decidere le sorti della scuola elementare. Va monitorato se si registrerà un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria, tale da consentire un allentamento delle misure già prese in condizioni di piena sicurezza per gli alunni, il personale e le famiglie, ha affermato il governatore al termine del meeting tenutosi tra sindacati e la direzione scolastica con i dirigenti dell'ASR, dell'ospedale Santo Bono e componenti dell'unità di crisi. Intanto si pensa ad un nuovo lockdown esclusivamente per Milano e Napoli. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del paese no, ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute. Non sono dello stesso avviso i commercianti e i ristoratori, che in questo periodo rappresentano il settore più colpito dal DPCM. Per questo motivo il Premier Conte ha firmato nella giornata di ieri il decreto ristoro, un piano di aiuti economici fino al 200% per bar, ristoranti, palestre e la categoria dei tassisti. I ristori a fondo perduto, afferma il Premier, arriveranno sul conto con bonifico dell'Agenzia delle Entrate. È il modo più efficace, confidiamo che a metà novembre chi ha aderito alla prima edizione potrà riceverlo, subito dopo anche gli altri. Se rispettiamo le misure di prevenzione, abbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità, ha concluso Conte. Sale il numero di contagi da Covid-19 nella provincia di Napoli. I numeri di ieri non sono certo incoraggianti e i sindaci chiedono responsabilità in questo momento così delicato. Sono 39 le positività da Covid-19 a Torre del Greco, registrate nella giornata di ieri. Si contano anche 4 guarigioni. Attualmente ci sono 241 persone in isolamento domiciliare, 5 ospedalizzati per un totale di 246 positivi. Ad Ercolano il Covid ha colpito 302 persone, fortunatamente tutte in quarantena domiciliare. La stragrande maggioranza non presenta nessun sintomo, mentre una piccola parte di loro è affetta da sintomi lievi, ha fatto sapere il sindaco Ciro Bonaiuto. Intanto oggi ad Ercolano ci sarà una protesta pacifica dei commercianti a causa delle dure restrizioni imposte dal DPCM e del Premier Conte. Presente anche il primo cittadino che insieme agli imprenditori locali farà sentire la propria voce. Un solo caso di positività a Torre Annunziata nelle ultime 48 ore, numero che fa ben sperare per un calo della curva dell'epidemia, che ha registrato ad oggi 99 casi positivi da Covid-19, di cui 91 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati verso il Covid Center della regione. Nel comune di Portici, dopo il boom di contagi nella casa di riposo Pio XII, iniziano i primi tamponi di guarigione. Al momento 8 ospiti sono risultati negativi al tampone, quindi guariti, 13 sono ancora positivi e 20 sono in attesa degli esiti dei tamponi di guarigione, è quanto affermato dal sindaco di Portici Enzo Cuomo.
registrati nelle ultime 24 ore nel comune di Castellammare di Stabia, 48 casi positivi al coronavirus. Il sindaco scrive: il bilancio è nuovamente molto pesante e al momento non abbiamo segnali incoraggianti dal territorio regionale. Intanto è chiuso ancora il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo. Un'altra prova da affrontare, ma anche in questo caso la professionalità e l'abnegazione dei nostri operatori ci porteranno fuori dal tunnel, conclude Cimmino. Chiusura anticipata alle 18, le reazioni dei ristoratori di Torre del Greco. Rabbia e angoscia nelle parole di proprietari e dipendenti dei locali della città di Torre del Greco, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie della città messi in ginocchio dal nuovo DPCM, costretti ad abbassare le saracinesche dalle ore 18. Le cose non è che stanno andando proprio nel verso giusto. Secondo me hanno sbagliato all'inizio, aprendo le regioni, e far fare le vacanze alle persone. Se mantenevano tutto com'era, secondo me questo non stavamo a questo livello di disagio. Molti operai li abbiamo dovuti mettere in cassa integrazione perché non si sta facendo niente, perché molte persone che scendono di sera non stanno scendendo più, sperando che le cose si aggiustino prima di Natale, non dopo Natale come stanno dicendo. Le vittime siamo noi, quelle che stanno al governo. Tenere il pan di cena e il loro mensile va e viene, mentre il nostro, se non ce lo guadagniamo giornalmente, non facciamo niente. È tutto sbagliato, perché comunque se per l'orario comunque la movida ci sta lo stesso. Non è il problema che andando fuori dal locale, il caffè oppure le altre cose, comunque è una cosa sbagliata, perché comunque diciamo le persone stiamo a contatto, non è il fatto di non stare a contatto con le persone. Per me è tutto sbagliato. Se dobbiamo stare in rovina, è meglio chiudere. Chiusura anticipata alle ore 18 per bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti. Che cosa ne pensi da proprietario di un bar? Per una parte per me hanno ragione, che devono fare il loro dovere, però non ci possono rovinare a noi. Per me hanno detto chiudete, anche non chiudendo. Come sono gli incassi nelle prime ore della giornata? Poco, no, niente proprio, la mattina vedete qui giù non c'è niente, la movita è di sera. Attualmente con le notizie che circolano non riusciamo a capire se il contagio sia vero, non sia vero, le fake news sono troppe. La cosa importante da capire è che noi attività non possiamo sostenere né il costo del lavoro e né le spese morte che hanno le attività, quindi di conseguenza siamo costretti a chiedere aiuto. Come sono gli incassi nella prima giornata, nelle prime ore della giornata? Con lo stress che si è fatto in TV nelle ultime 3 settimane, gli incassi già sono scesi a un terzo di quello che erano prima, quindi non è solo il problema della chiusura anticipata, ma lo stress psicologico che la TV mette alla popolazione. È come dire chiudete, è la stessa cosa, ma ho chiusura anticipata, perché anche se tu la chiusura me la metti a mezzanotte, lo stress che è stato fatto alla popolazione è elevato e di conseguenza non ci sta la rilassatezza per poter scendere in un locale e fare l'aperitivo, pranzare, cenare, quindi comunque saremo costretti a un lockdown automatico da soli. Costretti, è inutile che ci giriamo intorno, ci stanno portando piano piano a dire dovete chiudere. La chiusura alle 18 forse è un qualcosa di troppo restrittivo, che è venuto un susseguirsi di cose quali pochi controlli, perché ovviamente in realtà se tu concentri poche fasce orarie e le persone in poche fasce orarie è ovvio che successivamente dovrai chiudere, perché troppe persone in un solo posto è ovvio che la cosa vada male. Però va bene, l'importante però è che ci saranno sussidi adeguati, che si sappiano quanti saranno, che nessuno venga lasciato indietro, perché molte persone, molti ragazzi, molti giovani che sono studenti, parliamoci chiaro, molti di loro lavorano a nero, non dobbiamo dimenticarci di queste persone. Ma non solo i giovani, ci sono comunque ovviamente anche altri tipi di lavoratori, quali il semplice operaio oppure il semplice muratore. Ed è ovvio che se io non ho i soldi, nemmeno per una birra, pensa come se io possa fare dei lavori a casa. E queste persone ovviamente saranno lasciate indietro e questa cosa non deve assolutamente accadere.
Manifestare ma senza violenza. I torresi si dicono favorevoli a flash mob in programma quest'oggi nel comune vesuviano. Questa mattina le telecamere di TV City sono state nel centro storico per raccogliere le considerazioni dei cittadini in vista della manifestazione. Manifestare un qualcosa di grave come quest'oggi che stiamo vivendo è un qualcosa di molto importante, però manifestare in un modo diciamo pacifico ma molto incisivo, perché la cosa deve essere ben evidenziata, chiaramente, lo ripeto, sempre pacificamente. L'importante è che si faccia con rispetto, senso di civiltà, perché manifestare è un obbligo e un dovere per tutti i cittadini. Penso che la chiusura o si faccia totalmente oppure non ha senso, però la chiusura, dal momento in cui uno decide di fare la chiusura, bisogna dare... Cioè, bisogna assistere queste persone che chiudono le loro attività, ma non inviando tasse oppure sospendere tasse, abolire le tasse per tutto il periodo che non lavorano, per il periodo che non aprono le attività. Non ha senso rinviare le tasse, perché se io non guadagno oggi, perché devo pagare le tasse di oggi poi anche fra 2 mesi, 3 mesi? Non ha senso. Il governo si deve assumere l'onere di aiutare tutti i commercianti, i negozianti che in questo momento si trovano in cattive situazioni, in cattivi momenti. Parteciperà? È d'accordo con l'iniziativa? Diciamo che io sono d'accordo su tutte quasi le manifestazioni che si stanno facendo. Certamente la violenza no, perché la violenza non si fa, non è da persone civili, e quindi la violenza no. Aumentano i contagi a Torre del Greco e nel Napoletano. Ha paura? No, non ho paura, perché ho sempre sfidato questo virus, perché dobbiamo affrontarlo con intelligenza e con coraggio, perché altrimenti veramente andremo a finire male. Io penso ai miei figli e ai miei nipoti, che sto vedendo che non hanno futuro. Sono veramente triste e angosciata anche a vedere le strade vuote, i negozi vuoti, le pizzerie vuote, ma che poi di mattina comunque gli assembramenti ci sono. Perché? Perché di notte devono essere chiusi? Magari fino alle 11. Abbiate pazienza, aiutiamo questi nostri concittadini ristoratori, perché comunque Napoli è basata sulla ristorazione. E quindi io, ecco, volevo dare questo messaggio. Secondo me il problema non è dei ristoranti, non è dei bar, o perlomeno non è solo di quello. Certamente qualche precauzione andava presa, ma sacrificare così una categoria, e solo una categoria, mi è sembrato un po' devastante per loro, che già sono in sofferenza da mesi. Poi, per quello che mi riguarda, onestamente, io non penso che il ristorante e il bar sia punto di focolai, assolutamente, perché nei ristoranti col debito distanziamento e nei bar con il debito distanziamento, secondo me, si è sicuri, limitatamente ovviamente al periodo in cui siamo. Io personalmente non la trovo giusta, onestamente, come non trovo giusto che siano stati chiusi i cinema, i teatri. Per me quelli non sono focolai. I focolai sono altri, sono i mezzi pubblici, sono altre realtà, e per quelle forse si dovevano muovere un po' prima, stante una problematica già nota da tempo. I flash mob li approvo, perché sono la voce della città, sono la voce del popolo. Quello che non va è la violenza, le giuste misure, con la giusta cautela, con la giusta diligenza. Il popolo è giusto che dica come la pensa, ed è giusto che dimostri se non è d'accordo con le scelte di chi ci governa. Rimaniamo un popolo, grazie a Dio, democratico. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, in un esercizio commerciale di Arzano gestito da un cittadino di origine cinese, oltre 139.000 mascherine sprovviste del marchio CE, pronte per essere messe in vendita. In particolare, i finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano hanno individuato all'interno di un grosso rivenditore di Arzano oltre 139.000 dispositivi di protezione individuale, tra mascherine spacciate per chirurgiche e KN95, anche con filtro.
Tutti i prodotti erano privi di documentazione attestante le caratteristiche protettive e delle autorizzazioni per l'importazione. Ben 8.000 di questi erano destinati a bambini. Posti sotto sequestro anche 200 pseudovisiere protettive e 15 tra termometri e pistole termoscanner, sprovvisti di certificazione di conformità. La vendita dei prodotti al dettaglio avrebbe potuto fruttare al venditore circa 120.000 euro. L'attività di servizio testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza dei prodotti, finalizzato alla tutela dell'economia legale e della salute dei consumatori. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei servizi di controllo sull'osservanza delle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19, ha rintracciato nei pressi del Molo Beverello una bambina di 12 anni che nella mattinata di ieri era scomparsa da Rieti. In particolare, una pattuglia del secondo gruppo Napoli, nei pressi del Molo Beverello, ha notato la giovane che si aggirava visibilmente spaesata e tremante nei pressi della zona imbarchi per Capri del Molo Beverello e, insospettiti, i finanzieri l'hanno avvicinata facendole alcune domande. In un primo momento, la minore aveva chiesto ai militari soldi per pagarsi il biglietto e anche per questo inconsueto atteggiamento la pattuglia ha adottato le giuste cautele per capire gli esatti contorni della situazione. La dodicenne ha ricostruito sommariamente con i finanzieri i suoi movimenti, raccontando di aver finto di entrare a scuola a Rieti, dove era stata accompagnata dalla madre, per poi raggiungere la fermata dell'autobus e dirigersi verso Roma, proseguendo poi in treno per Napoli. Il suo obiettivo era quello di raggiungere l'isola di Capri. È stata perciò informata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, che ha dato tutte le indicazioni utili, affidando la gestione della bambina ai servizi sociali del Comune di Napoli, fino all'arrivo dei genitori presso la caserma Brigadiere Raffaele Denza della Guardia di Finanza, sede del secondo gruppo Napoli Porto. La sconfitta con la Paganese è il passato e sul passato bisogna costruire la forza di una squadra, afferma il tecnico della Turris Franco Fabiano in vista del recupero della prima giornata di campionato contro l'Avellino. Il match sospeso il 27 settembre a causa dell'impraticabilità del campo vede impegnati i corallini nel tentativo di agganciare gli avversari in classifica che si trovano attualmente al terzo posto in solitaria con 13 punti. L'Avellino è una delle squadre più in forma del campionato e per la Turris la trasferta al Partenio sarà uno step importante. Venderemo cara la pelle, assicura mister Fabiano, che si dice pronto a sorprendere i propri tifosi nonostante la difficile sfida da affrontare. Per l'incontro il tecnico corallino ha ancora diversi dubbi da sciogliere sul modulo interpreti. In difesa ballottaggio tra Lorenzini e D'Inunzio per affiancare Rainone, sulla tre quarti Romano in vantaggio su Dadalt, dove sa giocare quest'ultimo pronto il passaggio al 4-3-3. In attacco Capitan Longo insidia Pandolfi per una maglia da titolare. Nel frattempo l'Avellino comunica la positività al Covid di un membro del gruppo squadra in seguito al 23esimo ciclo di tampone. Il calciatore è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. Nel rispetto delle norme federali, in accordo con la Turris, il fischio inizio della gara di oggi è atteso per le 17.30. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni redazione @tvcity.it o il numero di telefono 340 65 61 484.